Allora, buongiorno a tutti. Allora, spero che mi sentiate. Sono Giuseppe Iannaccone, vice segretario generale della Camera di Commercio di Bologna. Peraltro dirigo un settore che si occupa del tema della digitalizzazione, che quindi è fortemente coinvolto sull'argomento che tratteremo oggi. Abbiamo compreso un po' tutti che in questo periodo pandemico, che purtroppo ci ha cambiato completamente la vita, che la digitalizzazione non è solo per i giovani e non è per pochi. È una realtà con cui dobbiamo fare i conti. Non è più una questione solo per smanettoni, come si usa dire in gergo. E non è più qualcosa che attiene al futuro, rappresenta invece il presente, ed è ormai entrato in maniera pervasiva nelle vite di ognuno di noi. Ce ne sono innumerevoli di esempi, a partire dagli acquisti online, giganti come Amazon, che prima erano conosciuti in maniera relativa. Sono diventati parte delle nostre attenzioni quotidiane, con acquisti che ormai svolgiamo costantemente, come anche le grandi catene dell'elettronica, ma anche la spesa a domicilio. Credo che un anno e mezzo fa, vedere i furgoncini con il brand della Coop e della Esselunga, più importanti su questo ambito, era abbastanza inusuale. E invece poi dopo, nel periodo della pandemia, abbiamo scoperto che erano fondamentali per approvvigionarci dei beni, evitare semmai delle lunghissime file per accedere ai supermercati, ma anche le riunioni web. Abbiamo visto praticamente che sono diventate uno strumento fondamentale per il lavoro, ma l'abbiamo visto anche per i nostri figli, per la didattica a distanza. E noi, come Camera di Commercio, l'abbiamo utilizzato anche adesso, proprio nell'ultimo periodo di zona rossa, per non interrompere l'attività, per la risoluzione online delle controversie, con gli incontri di mediazione del nostro organismo. E che quindi hanno consentito di proseguire determinate attività che invece diversamente non sarebbe stato possibile in questo periodo. Se fossi praticante in un'aula fisica, chiederei a voi in sala di alzare la mano chi conosceva Zoom, che è l'applicazione che stiamo utilizzando in questo momento, un anno e mezzo fa. Probabilmente le mani sarebbero poche o nulle. E invece, se poi dopo, come seconda domanda, facessi quella di alzare le mani per sapere chi di voi oggi utilizza più di un sistema per le videoconferenze, uno più applicativi di questo tipo, evidentemente le mani sarebbero tutte del resto, il webinar di oggi ne è una testimonianza evidente. Poco più di un anno fa l'avremmo fatto praticamente verosimilmente in presenza, e solo in certi casi abbiamo fatto ricorso praticamente alla possibilità di videocollegamenti, semmai con una formula mista, ma mai esclusiva. Ma abbiamo visto praticamente che è entrata nella quotidianità anche prenotare cibi d'asporto, oppure anche prenotare visite mediche, per non parlare poi delle applicazioni che funzionano proprio sul cloud, come la fatturazione elettronica e il cassetto digitale dell'imprenditore, di cui parleremo diffusamente in questa mattina. E fino ad arrivare a un certo punto a frontiere che hanno coinvolto persone anche di una certa età, come la prenotazione dei vaccini per gli anziani. Insomma, a un certo punto c'è stata un'accelerazione evidente sulle nostre abitudini, e sono state scardinate anche comportamenti che erano consolidati e che mai avevamo pensato di mettere in discussione. Se guardiamo i dati sul commercio elettronico, che è uno degli indicatori più attendibili, abbiamo registrato un trend da marzo a fine maggio del 2020 di crescita pari alla crescita che c'era stata
tra il 2010 e il 2019. Sotto. Questo sotto, è assolutamente sotto, esplicativo di quanto praticamente sotto, siamo cambiati sotto, e anche chi aveva dei timori sotto nell'utilizzo di carte di credito o altri strumenti di pagamento sotto, oppure aveva poca dimestichezza sotto, è stato costretto praticamente sotto a, ad approcciarsi necessariamente sotto agli strumenti digitali, perché diversamente sotto non avrebbe più avuto occasione di avere contatti. Pensiamo alle stesse nonne con i nipoti, per esempio, certo punto per rimanere in collegamento nei mesi sotto semai della pandemia. Sotto, tuttora del resto praticamente è impedito lo spostamento tra regioni, per cui sotto è. Ma anche acquistare bene, come dicevamo, e anche poi lavorare, perché praticamente abbiamo conosciuto lo smart working come forma ormai ordinaria di lavoro in tanti ambiti, e questo praticamente sotto è stato reso possibile proprio dalla disponibilità di strumenti digitali sotto che l'hanno consentito. Ma l'abbiamo registrato anche con, più specificamente sotto con riferimento al mondo delle imprese. Noi abbiamo sotto attivato un percorso di sotto, supporto alla digitalizzazione delle imprese attraverso l'istituzione del punto impresa digitale, che comprende anche sotto l'introduzione di una misura di sostegno, quindi sotto contributi a fondo perduto, dall'anno 2017, con un bando sotto che adesso stiamo confermando anno dopo anno e che sotto, ci apprestiamo ad approvare sotto anche l'edizione 2021 proprio a breve, e ha visto un trend di crescita impressionante. Al primo bando 2017 hanno partecipato 40 imprese del nostro territorio provinciale, siamo arrivati a quasi 400 sotto, con il bando sotto del 2020. Ma la stessa stregua praticamente sotto non c'è nemmeno più un discorso di confini domestici praticamente, nel senso che anche il bando a sostegno dell'internazionalizzazione che condividiamo con le altre 7 Camere di Commercio dell'Emilia Romagna sotto dall'anno scorso è stato fortemente orientato insomma verso il marketing digitale come forma di approccio ai mercati esteri, e quindi non più praticamente soltanto come forma di sotto contatto praticamente con la clientela sotto italiana. In tutto questo, in questo percorso di digitalizzazione sotto in particolare di quello delle imprese, noi come Camera di Commercio vogliamo recitare un ruolo, ed è per questo di supporto sotto, anche attraverso sotto alcuni strumenti digitali di cui parleremo oggi. E infatti ci occuperemo del rilascio dei dispositivi di firma digitale, della fatturazione elettronica, della tenuta e conservazione dei libri contabili in forma digitale appunto, e alle informazioni sotto, disponibili nel cassetto digitale dell'imprenditore, uno strumento sotto forse ancora conosciuto da pochi. Ce ne parlerà sotto in maniera analitica sotto Alessandro Mendozza di CEO Sourcing, ma lo farà dopo una introduzione a cura della dottoressa Angela Boscagin di Infocamere, cui passo la parola sotto, e quindi ci rivediamo dopo sotto per i saluti finali. Buon ascolto a tutti. Grazie dottor Iannaccone, buongiorno a tutti. E io faccio allora un breve cenno sul ruolo di Infocamere per chi non conoscesse questa società. Infocamere è la società consortile delle Camere di Commercio italiane per l'innovazione digitale. Realizziamo di fatto servizi tecnologicamente all'avanguardia a supporto dei nostri soci per rispondere a esigenze di imprenditori, professionisti e cittadini di fronte alla continua evoluzione dei sistemi economici e normativi. Visto che non siamo in presenza, non posso diciamo rilasciarvi delle brochure fisiche per descrivere quelli che sono i servizi che noi sviluppiamo, come dicevo appunto, per conto dei nostri soci, le Camere di Commercio, e che poi le Camere di Commercio rendono disponibili. Però posso darvi una brochure virtuale. Adesso ve la mostro.
che si tratta del sito benvenutaimpresa.it. Forse qualcuno di voi già lo conosce, forse qualcuno non lo ha mai visto. Si tratta di fatto di una piazza virtuale che raccoglie i servizi digitali che appunto le camere di commercio mettono a disposizione delle imprese per aiutarle nella loro crescita. Qui a lato vedete che abbiamo delle varie linguette che descrivono tutta una serie di servizi. Cliccando su ciascuna di queste linguette è possibile accedere a una sezione che approfondisce l'argomento selezionato e permette di accedere direttamente al sito o al portale dove il servizio viene offerto. Visto che temi come l'identità digitale e la fatturazione elettronica verranno successivamente trattati dal mio collega, io vorrei soffermarmi semplicemente per farvi vedere un po' l'utilizzo del portale sul servizio registroimprese.it, che servizi qui presenti forse è quello più conosciuto che qualcuno di voi ha già avuto modo di utilizzare. Come sapete, il portale serve per ottenere soprattutto i documenti ufficiali delle camere di commercio. Quindi tramite il portale è possibile richiedere documenti come la visura oppure i bilanci depositati dalle imprese che hanno l'obbligo di questo adempimento. Cliccando sulla visura, come vedete, veniamo direttamente portati sul sito registroimprese.it in una sezione al momento informativa. Spiega, visto che abbiamo chiesto che vogliamo ottenere una visura, che cosa si tratta questo documento, i diversi tipi, cosa contiene, come richiederla e quant'altro. Quindi scorrendo la pagina è possibile trovare tutte le informazioni di dettaglio. Cliccando invece sul simbolo dell'home page abbiamo invece la possibilità di richiedere effettivamente uno di questi documenti. Se scriviamo ad esempio il nome di un'impresa, scegliamo appunto Infocamere, troviamo che l'impresa è effettivamente iscritta al registro delle imprese, vediamo che è dotata di una sede legale e di 3 unità locali. Quindi già dalla semplice ricerca abbiamo delle informazioni sull'impresa. Cliccando sulla sede legale, come vedete, è possibile accedere alla sezione dei documenti. È possibile visualizzare la PEC gratuitamente oppure accedere a uno dei documenti. Come abbiamo detto, abbiamo la possibilità di estrarre la visura in inglese, la visura storica, l'ultimo bilancio disponibile oppure dei fascicoli. Se vogliamo sapere che cosa contengono i fascicoli, è sufficiente cliccare sul link attivo e avere l'informazione di che cosa contengono. Abbiamo visto che è possibile utilizzare ed accedere a queste informazioni anche come utenti senza alcuna registrazione. Avete visto che io non ero loggata in nessun modo al portale. Facendo invece l'iscrizione al portale, che è comunque gratuita, permette di fare delle ricerche anche a partire da codice fiscale o partita IVA. E dà la possibilità di accedere anche ad altre funzioni, come ad esempio le estrazioni di elenchi imprese su misura, che possono essere utilizzati da voi per trovare nuovi clienti a cui proporre i servizi o i prodotti della vostra azienda. Come si creano gli elenchi? Molto semplicemente scegliendo e combinando dei vari criteri tra di loro, come ad esempio criteri territoriali, dimensionali dell'impresa, piuttosto che le attività che queste svolgono. Un altro servizio che è a disposizione degli utenti registrati, che è chiamato Variazioni d'impresa, consente di monitorare una o più imprese e ricevere tempestivamente sulla vostra email, notizie su ogni variazione che venga iscritta da parte dell'impresa che ho messo sotto monitoraggio al registro delle imprese. Ad esempio, potrei essere informato del cambio di indirizzo, della nomina di nuovi soci o amministratori, la variazione di quote societarie, deposito dei bilanci, oppure anche l'apertura di procedure fallimentari o altro ancora. La scelta spetta chiaramente in base al vostro interesse. Io ho voluto fare solo questa piccola premessa
Ma vorrei lasciare adesso però la parola al collega Alessandro Corona Mendoza, che attualmente sta collaborando con l'ufficio PID della Camera di Commercio di Bologna, che mi descrive comunque i nuovi servizi che abbiamo reso disponibile, i più recenti e anche diciamo quelli che forse sono di maggiore interesse per questo seminario. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ad Alessandro. Buongiorno a tutti, condivido un attimo lo schermo. Eccoci qui. Allora, innanzitutto mi presento, sono Alessandro, promotore digitale per la Camera di Commercio di Bologna. Oggi andremo a vedere i servizi digitali di base che le Camere di Commercio mettono a disposizione delle imprese. Prima di partire, una piccola precisazione sulle domande. La presentazione è divisa in varie sezioni, al termine di ognuna delle quali io chiederò se ci sono domande alla platea, appunto. E le domande andranno viste man mano durante il webinar, quelle più complesse o a cui non è possibile rispondere in questo specifico momento vanno inoltrate all'indirizzo che vedete qui, pid@bo.camcom.it. Qualora non riusciste comunque a segnarvelo per qualsiasi motivo, le slide di questa presentazione saranno disponibili per tutti quanti via mail al termine della stessa. Allora, andiamo all'introduzione. Che cosa sono i servizi digitali di cui vi parlo adesso? Sono il primo scalino di una transizione tecnologica che si spera nella singola impresa si sviluppi sempre di più nel contesto di Industria 4.0. Si tratta chiaramente di una cosa molto semplice che riguarda la digitalizzazione dei documenti, appunto la fatturazione elettronica, la gestione degli stessi, in generale nel quotidiano per l'impresa che ne fa uso. Vediamo che noi oggi andremo a vedere soprattutto l'identità digitale, quindi sostanzialmente lo SPID, particolarmente famoso ultimamente per la digitalizzazione sulle pubbliche amministrazioni, a partire da bonus e qualsiasi cosa, e la firma digitale, Carta Nazionale dei Servizi, che oltre a avere comunque il ruolo della penna della nostra firma autografa online, è anche sostanzialmente contenente un certificato parimenti a quello dello SPID. Poi andremo a vedere la fatturazione elettronica di Infocamere, nello specifico il nostro portale, i libri digitali, quindi una piattaforma online in cui è possibile conservare, mantenere ed esibire i libri d'impresa, e a chiudere impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore, che è il principale strumento consultivo che mettono a disposizione le Camere di Commercio all'impresa. Allora, sono state individuate alcune caratteristiche che tutti quanti questi servizi digitali condividono e che quindi le accomunano. Sicuramente sono un primissimo step per avere un'impresa più agile, più veloce e consultabile in linea di massima, sia da mobile che da computer, senza dover, diciamo, archiviare o gestire cose in maniera analogica, si dice. Sicuramente più controllo, perché appunto grazie a questa agilità noi possiamo comunque vagliare tutti i nostri documenti con molta più semplicità. Sicuramente l'abbattimento dei costi fisici, soprattutto per ciò che concerne, per esempio, i libri digitali o la fatturazione elettronica. Una semplicità di operazione e di consultazione, perché comunque tutti quanti conservano un'interfaccia molto intuitiva e in generale sono stati costruiti anche avendo in mente una platea non perfettamente e totalmente alfabetizzata dal punto di vista dell'informatica più complessa, e comunque conservano tutti quanti una parte di sicurezza e di garanzia, dato che sono servizi di una pubblica amministrazione comunque messi a disposizione dalle Camere. Digitalizzare l'impresa, ho scritto, è il primo passo per la piccola o media impresa che si avvia verso una transizione tecnologica, perché ciò di cui parliamo oggi non è appunto un approccio a una tecnologia nuova o a, come si chiama, tecnologie abilitanti, per esempio la stampa 3D, per dire, ma è banalmente un modo, diciamo, per mettere un primissimo piede all'interno di un percorso
percorso di digitalizzazione che per un'impresa che magari è stata abituata fino a poco fa a essere gestita solamente su carta è sicuramente fondamentale per poi continuare un percorso che poi vedremo più avanti, passa anche dai PID e dal PID di Bologna. Allora, quali sono i servizi offerti? Andiamo a vedere oggi più avanti nel dettaglio l'identità digitale, lo SPID. Quindi sostanzialmente il modo in cui ci si autentica online tramite un servizio pubblico. La firma digitale, sia dal punto di vista della CNS vecchia, cioè la smart card, la tesserina, sia dal punto di vista dei nuovi token, e in generale che cosa significa usare una firma digitale sia per firmare, sia in sottoscrizione, sia per autenticarsi, cioè appunto in autenticazione online. Lo SPID. Vediamo che è il sistema pubblico di identità digitale e oggi è utile soprattutto per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Entrambi i servizi, quindi sia la Carta Nazionale dei Servizi che lo SPID, sono utili a autenticarsi su tutti i servizi digitali che andremo a vedere oggi, quindi su fatturazione elettronica, quindi su libri digitali e quindi su impresa.italia.it. È uno strumento che non è solo delegato all'impresa, come soprattutto per SPID sapete benissimo, è a disposizione di qualsiasi cittadino che richiede. E la CNS assolve al compito che di solito diamo alla nostra firma autografa, cioè alla penna su carta, in modo diverso, poi lo vediamo nel dettaglio. Lo SPID, esibire SPID su un sito della pubblica amministrazione, è come far vedere sostanzialmente la propria carta d'identità a un pubblico ufficiale. È un modo per garantire che siamo noi che stiamo navigando in quel sito. Sono, come abbiamo detto prima, gli strumenti principali per accedere sia ai servizi digitali che alle pagine online dell'ATA. E si immagina che l'autenticazione online e la firma digitale all'interno dei documenti siano requisiti che diventano sempre più richiesti per le pratiche. Innanzitutto per ciò che concerne la pubblica amministrazione, che comunque è un trampolino per l'evoluzione digitale sia dell'impresa che del singolo, laddove non si parla della Camera di Commercio, ma più avanti anche del privato, del quotidiano. Non è difficile immaginare un futuro non troppo lontano in cui per uno scritto privato due attori utilizzano la firma digitale. Fatturazione elettronica. Noi oggi non facciamo un approfondimento sulla fatturazione elettronica in sé, ma sul portale di Infocamere. Quindi non vi diciamo, approfondirò argomenti dettagliati sulla realtà giuridica della fattura elettronica, vediamo insieme come Infocamere si pone nel dare, diciamo, un modo per fatturare elettronicamente. È uno strumento che permette di archiviare, emettere, ricevere e conservare fatture. E il target principale del portale non sono le grandissime imprese che di solito hanno gestionali dedicati, ma in linea di massima le piccole e medie imprese che stanno transizionando appunto a una forma di fatturazione elettronica. Permette appunto di inviare, clonare, ricevere, conservare, importare tutti gli XML che gestiamo. In particolar modo vedremo più avanti l'obiettivo principale del portale di Infocamere è quello comunque anche di entrare in sinergia con gli altri servizi digitali, soprattutto col cassetto digitale dell'imprenditore. Approfondiamo più avanti. Libri digitali è un servizio dedicato a imprese e delegati che permette appunto di gestire i propri libri soci, contabili e così via in formato effettivamente digitale. C'è una normativa che permette di parificare il documento digitale a quello fisico e il servizio di vidimazione di bollatura viene attuato questa volta tramite la marcatura temporale. È l'unico servizio che vediamo che non è totalmente gratuito, ha un canone annuo, poi vediamo anche quanto è, però uno dei vantaggi del servizio di libri digitali è che comunque comporta un grande risparmio da altri punti di vista. Approfondiamo anche qui più avanti. In ultimo, il cassetto digitale, che forse è lo strumento un po' meno conosciuto, ma un po' più di successo poi nelle imprese, è un cruscotto di consultazione e download dei propri documenti d'impresa. Le visure, gli atti, le pratiche nella Camera di Commercio, tante informazioni che poi man mano aumentano nel corso dell'anno.
tutte quante in un unico cassetto, un unico sito che si trova, si può usare perfettamente sia da desktop, sia nella sua versione mobile, che diciamo è ottimizzata, ecco, anche per lo smartphone. È pensato per l'imprenditore che ha bisogno dei suoi documenti d'impresa, anche on the fly, o anche in contesti in cui non è possibile magari consultarsi con il commercialista o andare in camera ad andarsi a prendere direttamente il documento. Il web è il mezzo principale per accedere ai servizi. Ovviamente i servizi digitali senza una connessione è impossibile che vengano usati, quindi sono tutti quanti su una piattaforma web. La chiave principale per usare questi servizi sono sempre il sistema pubblico di identità digitale e la CNS. Questo perché sono servizi garantiti che però vogliono dal lato dell'utente la garanzia che siamo noi ad accedere a questi servizi, perché viaggiano molte informazioni sensibili e quindi è opportuno che i certificati ci siano. Come ha detto prima la mia collega, tutti i servizi digitali di cui parlerò e più, soprattutto registro imprese, appunto telemaco, i codici Ateco e così via, sono tutti quanti presenti in una ottima introduzione, un ottimo riassunto su www.benvenutaimpresa.it. Quindi prima abbiamo visto appunto uno degli esempi, ma anche ciò di cui parlo oggi è spiegato molto all'interno di questo sito. Qui ci sono i link che chiaramente in questo momento vi servono poco perché copiarli e incollarli sarebbe oneroso, però nel momento in cui vi arriverà indietro la presentazione via mail avete a disposizione tutto quanto. Per richiedere SPID c'è il sito governativo, per la CNS il sito della Camera di Commercio di Bologna, per tutti gli altri un sito dedicato con appunto le funzionalità. Allora, prima di passare a identità e firma digitale, SPID e CNS, se ci sono domande sull'introduzione, faccio un breve controllo e vi rispondo. Laura, non riesco a vedere adesso, mi sai dire se ci sono domande? Al momento no. Ok, allora proseguiamo con il primissimo step, identità e firma digitale. L'ho messo prima degli altri perché appunto è un presupposto per accedere a tutti gli altri servizi. Allora, che cosa sono? Cominciamo dallo SPID, quello un pochino più famoso. Il sistema pubblico di identità digitale è il principale strumento di autenticazione per i servizi delle pubbliche amministrazioni e non solo. Come abbiamo detto prima, assolve il ruolo che in concreto viene svolto alla carta d'identità. Allora, ci sono due motivazioni principali per aver fatto passare tutta la pubblica amministrazione allo SPID. In primo luogo, la comodità. Perché più pubbliche amministrazioni utilizzano lo stesso sistema. Questo vuol dire che non c'è bisogno di più password, non c'è bisogno di più username per ogni singolo sistema. Questa cosa chiaramente permette di semplificare molto i tempi su password dimenticate, cose di questo genere. D'altro canto, ha un servizio di crittografia molto più forte rispetto alla mera username e password garantito dall'AGID, che è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che regola e gestisce il registro degli SPID. L'utente, non l'utente, il certificatore dello SPID non è però per forza un soggetto pubblico. Anche i soggetti privati possono rilasciarlo. C'è un elenco che si vede nel sito dell'agenzia AGID. Vediamo più avanti quali saranno. Ci sono molte amministrazioni, pubbliche amministrazioni, che consentono appunto l'accesso ai propri servizi tramite il pulsante dello SPID. Questo pulsantone blu, molto grande, molto riconoscibile, entra con SPID. È uno standard informatico uguale per tutte le pubbliche amministrazioni, quindi nel momento in cui lo vedete, cliccate e utilizzate il vostro servizio SPID, potete stare tranquilli che la pubblica amministrazione sta usando appunto quello specifico servizio. C'è un pulsante simile anche per la CNS, ma quasi tutte le pubbliche amministrazioni hanno un'icona diversa, quindi quello non è verificato. Allora, lo SPID può essere richiesto al sito che leggete qui, www.spid.gov.it, tramite un identity provider. Il provider è l'entità che certifica che voi siete la persona che
che sta ricevendola su quell'identità digitale, l'identità digitale che gli appartiene. Come sceglierlo? C'è proprio sul sito un cruscotto molto completo in cui ci sono i pro e i contro, diciamo, di ogni certificatore. In questo momento credo che in Italia quello con più utenti sia PostID, ma in generale sia quelli pubblici che privati lo concedono con specifiche. Di solito danno una app, per esempio sul cellulare, in cui mandano tramite SMS delle OTP, delle one time password, che devono essere usate volta per volta per accedere. La CNS è uno strumento leggermente più complesso, perché è un dispositivo che funziona sia per l'autenticazione, quindi come SPID per dimostrare che siamo noi nel momento in cui accediamo a un sito, sia per la sottoscrizione, quindi la firma digitale. In questo momento la firma digitale è utilizzata per lo più, da quello che sappiamo, soprattutto per la gestione delle proprie fatture. L'utente privato a volte deve avere la firma digitale per gestire delle cose con la pubblica amministrazione, per esempio anche la Regione Emilia-Romagna, il SUAP, per esempio, pretende che i documenti che vengono messi sull'accesso unitario siano latori di firma digitale. Permette banalmente di firmare digitalmente qualsiasi tipo di documento o file. Allora, ci sono più dispositivi in cui è presente il certificato di autenticazione e sottoscrizione, che chiamiamo CNS per comodità. In primo luogo la smart card, quello vecchio, diciamo, a Bologna costa 25 euro, ha la forma di una tessera tipo bancomat, si inserisce in un lettore dedicato che poi si collega al PC tramite porta USB. Per usarlo è necessario scaricare un software di firma autonomo, di solito il DAIC, per esempio, che legge la Carta Nazionale dei Servizi e permette di apporre una firma digitale sui documenti. Un breve cappello per chi non lo sa: la firma digitale non è una versione, un'immagine, diciamo, della nostra firma autografa poi apposta sul documento, è un pacchetto di dati, di metadati, diciamo, che si appone all'interno di un documento firmato digitalmente e senza alcuna resa grafica necessaria certifica a chi poi ha uno strumento per verificarlo che quel documento è stato sottoscritto. Quindi assolve alla stessa funzione della firma grafica, ma non è una firma grafica. Altro dispositivo fondamentale di firma digitale, che ha la stessa identica funzione ma è molto più agile e molto più comodo, è il token Digital DNA. È uno strumento che innanzitutto non necessita di un programma a parte come la smart card, è molto più agile perché non ha bisogno nemmeno del lettorino, possiamo metterlo su qualsiasi tipo di dispositivo di computer. Inoltre questo qui, che diciamo è fuori da un paio d'anni se non sbaglio, la Digital DNA, ha anche la possibilità di collegarsi a un'applicazione dello smartphone tramite Bluetooth, quindi si può usare anche in mobile. Appunto, il software di firma si chiama Firma 4NG, questa che vedete in basso a destra è la mascherina di firma che andiamo a vedere sul computer quando inseriamo il dispositivo, e da dispositivi mobili c'è un'app Digital DNA IC, infocamera. L'applicazione si presenta in questo modo, e non ha solamente la possibilità di apporre delle firme digitali. Come anche su desktop è possibile chiaramente verificare la firma di un documento dato in un formato che, diciamo, ci permette di vedere se c'è una firma digitale, c'è anche lo storico di tutti i documenti che abbiamo già firmato, e in più ci sono alcuni link fondamentali per chi, diciamo, ha interesse allo strumento al di là della mera firma digitale, appunto come servizio per la digitalizzazione dell'impresa. E spicca tra tutti, ora non so se si vede bene perché qui è molto piccolo, ma spicca tra tutti impresa.italia.it, il cassetto digitale che poi andremo a vedere, e nella seconda pagina altri siti relativi alle camere o alle pubbliche amministrazioni come Telemaco, il sito di Noncamere, oppure per esempio banalmente INPS o Agenzia delle Entrate. L'app, diciamo, vuole essere un piccolo specchietto per vedere che cosa è possibile fare autenticandosi con una firma digitale.
E infatti qui c'è un piccolo elenco di funzioni, quindi firma, storico, verifica, i servizi di web, la possibilità di apporre una marca temporale tramite la CNS, telemaco, fatturazione elettronica e così via. I dispositivi di firma digitale vengono emessi in questo momento dall'ufficio firma digitale della Camera di Commercio di Bologna, in cui tra l'altro lavoro anche io, in seguito a un riconoscimento dell'utente che avviene tramite la presentazione di un documento d'identità e un codice fiscale sotto forma di tessera sanitaria o simili. Per prenotare un appuntamento è necessario andare sul sito della Camera di Commercio di Bologna, perché soprattutto in questo momento in cui c'è ancora la situazione Covid in corso, purtroppo, gli ingressi sono contingentati. Il link è questo, quando poi volete recuperarlo vi arriverà direttamente in mail, come abbiamo detto, tramite la presentazione. Vediamo qualche esempio di firma digitale, di utilizzo della firma e dello SPID per accedere a un servizio. In primo luogo, queste sono le splash page dei servizi che vediamo più avanti, sono le home, ecco. Cassetto digitale, libri digitali, fatturazione elettronica, sono tutti quanti servizi in cui vediamo il pulsantone blu dello SPID a cui ho fatto riferimento prima e un'icona più o meno parificata della CNS. Quindi se noi per esempio vogliamo entrare sul sito della fatturazione elettronica, clicchiamo qui con lo SPID, facciamo la manovra che prevede il nostro identity provider, per esempio vedere un QR code oppure appunto un OTP o cose di questo genere, e accediamo. Per quanto concerne la CNS, clicchiamo invece su questo pulsante avendo la nostra firma all'interno del computer o del dispositivo, leggerà il nostro certificato, quindi vedremo il nostro codice fiscale, accederemo mettendo il PIN, che è unico per ogni operazione fatta con il token o con la smart card. Questi sono gli esempi dei servizi digitali delle Camere che vediamo oggi, però ci sono anche altre pubbliche amministrazioni che permettono di entrare con SPID CNS. Gli altri esempi immediati che faccio sempre sono questi, perché sono anche un attimo quelli più probabilmente più visti. Il sito dell'INPS ha MyINPS, a cui si accede per avere tutti i documenti appunto del fondo, tramite SPID o tramite CNS, quindi noi andiamo su questo menu e facciamo la stessa cosa, entriamo con SPID. Fascicolo sanitario elettronico, uno strumento che si usa tantissime volte nel quotidiano, molto comodo, possibile accedere tramite SPID di nuovo. Qui non è aggiornato perché non c'è CNS anche token, però se noi clicchiamo su accedi con smart card, che noi abbiamo la smart card o che noi abbiamo il token, possiamo accedere in generale con un certificato di autenticazione presente in una firma digitale. Per richiedere SPID basta andare su speed.gov.it e richiederlo. Per richiedere una CNS si torna poi al link che vi ho fatto vedere prima e che potete vedere direttamente alla mail. Prima di andare avanti, se ci sono domande, abbiamo 5 minuti, volendo. Al momento non ci sono domande, però se vogliamo aspettare qualche minuto, anche per avere il tempo di scrivere, altrimenti vedi tu di anche solo un minuto. Certo, 30 secondi senza nessun problema. Vado abbastanza spedito sullo SPID perché so che è uno strumento che è molto probabile, so che ci sono decine di milioni di italiani che lo usano in questo momento, quindi immagino che magari un 50% dei partecipanti già sappia più o meno di che cosa si parla quando si tratta dello strumento. Se non c'è altro, io proseguo, Laura. Puoi procedere. Allora, andiamo a vedere il portale di fatturazione elettronica di Infocamere. Qual è il servizio? Allora, il servizio delle Camere di Commercio consente in un unico portale la possibilità di compilare e ricevere, trasmettere attraverso il SD, che è il sistema di interscambio, e conservare a norma le fatture elettroniche della propria impresa, quindi sia in attivo che in passivo. Oltre a questo ha anche alcune funzionalità dedicate che diciamo lo differenziano da altri tipi di portale, come la visualizzazione rapida, grafici, l'inoltro diretto al commercialista e la possibilità di gestire anche le fatture europee con le pubbliche amministrazioni centrali dei paesi della UE. Inoltre,
la cosa fondamentale, il vantaggio fondamentale è la sinergia con gli altri servizi di infocamere, lo vediamo più avanti e l'avevo anche anticipato. È possibile accedere chiaramente tramite SPID o CNS per avere la garanzia di infocamere al massimo della crittografia, diciamo. Comunica poi in tempo reale con il cassetto digitale dell'imprenditore, quindi quando noi lavoriamo una fattura, appunto sempre sia in attivo che in passivo, il nostro cassetto digitale ottiene le informazioni dal portale e quando poi accederemo più avanti a impresa.italia.it vedremo qual è lo stato delle nostre fatture. Questo è fondamentale perché solamente il portale di fatturazione elettronica di Infocamere ha questa caratteristica. Nel 2020 sono state gestite dal sistema 57.920 fatture, si spera in generale che nel futuro la cosa aumenti. Il sistema è accessibile a fatturaelettronica.infocamere.it. Quali sono i vantaggi? Il servizio è gratuito innanzitutto, totalmente gratuito. E il sistema vedremo anche più avanti perché poi vi faccio un diciamo uno sguardo passo passo a come compilare, come conservare e così via. Ha un'interfaccia molto semplice, molto intuitiva, in pieno stile Infocamere. La conservazione a norma delle fatture avviene fino a 10 anni. C'è il sigillo di garanzia, diciamo, nelle camere di commercio, che quindi può far stare tranquillo l'imprenditore, e opera in sinergia con gli altri servizi digitali. Il servizio, come ho detto prima, durante l'introduzione, ha come target principale la piccola e media impresa, che ha la necessità di disporre della fattura in modalità semplice, agile e mobile, perché anche il sito della fatturazione elettronica è ottimizzato per la visualizzazione tramite smartphone. Come si usa il servizio di fatturazione elettronica di Infocamere? Qui andiamo un pochino nel dettaglio del portale. Allora, questa è, diciamo, la splash page, si può inviare, ricevere e conservare le fatture, tutto il ciclo delle fatture. Questa è la home page del sito di fatturazione elettronica di Infocamere. Vediamo in alto a destra, come al solito, ci sono, diciamo, gli strumenti per loggare, per fare il logout, le notifiche e la lingua. Sulla sinistra, importante, è il menu dell'utente, dell'impresa, con tutte le fatture, l'importazione, la configurazione, i settings, diciamo. La splash page ci fa vedere sopra le fatture in lavorazione in attivo e in passivo, sotto un quadratone con i contatti, proprio i contatti dell'azienda, e sulla destra lo stato delle ultime fatture. Importantissimo è la primissima sezione del menu sulla sinistra che permette di creare dal nulla una nuova fattura elettronica. Qui, andando a cliccare sulle fatture di lavorazione in attivo e in passivo, abbiamo proprio un link diretto al fascicolo delle fatture. Quindi se io voglio vedere tutte le fatture che ho in passivo, mi basta cliccare qua e ottengo l'informazione. Qui in basso a destra abbiamo detto ci sono le ultime fatture lavorate con i seguenti dati: lo stato, se la fattura è stata inviata, se la fattura è stata consegnata, la tipologia, se è indirizzata a un privato, a una pubblica amministrazione o a una pubblica amministrazione dell'Unione Europea, e il destinatario, qui per esempio sono tutte quante a un PAM panorama, infine la data della fattura. Chiaramente quando poi andiamo sulla singola fattura possiamo vedere i dettagli della singola fattura al di là del cruscotto. Andando un attimo su questa sezione, noi possiamo appunto creare una nuova fattura. Vediamo la creazione di una nuova fattura. Innanzitutto ci sono le due levette che ci permettono di mandarla a un privato o a una pubblica amministrazione. Laddove, per esempio, si abbia un privato, possiamo anche spuntare se deve essere un'impresa estera o un cittadino. A questo punto inseriamo il destinatario, dati mittente, mettiamo la denominazione dell'impresa con partita IVA, codice fiscale e i dati del cliente, codice destinatario e PEC, chiaramente. Andando avanti, compiliamo la fattura, quindi andiamo a dire il tipo di documento, e il numero di fattura, come se fosse banalmente una fattura analogica su carta, data, valuta, la causale e così via. Procedendo ancora possiamo bollare altre informazioni, per esempio se si tratta della fattura principale di un nucleo di fatture collegate o se è una fattura collegata ad altre,
è possibile comunque inserire tutte le informazioni che leggete all'interno di una singola fattura, ritenuta, bollo, allegati, DDT. Poi andiamo a vedere l'epilogo, quindi il sistema ci aggiunge l'IVA alla percentuale necessaria, vediamo tutto quanto, abbiamo il totale e la fattura è riepilogata. A questo punto noi possiamo salvarla per inviarla successivamente o per modificarla o andarla ad inviare direttamente al sistema di interscambio. Il portale è, abbiamo detto, fattureelettronica.infocamere.it. Come tutti i portali di Infocamere, in generale delle camere di commercio, è in continua evoluzione, quindi vi consiglio di andarlo a controllare. Io adesso non sono entrato sul sito perché non ho un... perché non essendo un titolare d'impresa non potevo andarvi a fare vedere una, diciamo, una presentazione autonoma. Detto questo, è un sito estremamente intuitivo, estremamente semplice, vi consiglio di andarlo a controllare. Sulla fattura elettronica dovremmo aver finito, Laura. E anche qui lascio qualche minuto. Sì. Chiaramente... Le presentazioni sul singolo servizio sono approfondite il giusto, anche perché mi occupo di promozione. Quello che le domande a cui sono tranquillamente disposto a rispondere sono quelle sul portale in sé per sé. Altrimenti chiamo Angela dalla regia che ci sta ascoltando, che ci permette di dare una domanda più approfondita. Se non c'è altro, procedo. Puoi procedere, sì. Allora, andiamo a vedere il portale libri digitali per la tenuta digitale dei libri d'impresa. Il servizio è il seguente. In questo momento le camere di commercio hanno un ruolo istituzionale e di supporto alle imprese proprio nella digitalizzazione delle anche dei libri d'impresa. È un servizio dedicato alle imprese e ai loro delegati per gestire i libri in formato digitale e su una piattaforma dedicata. È possibile chiaramente sia ricercarli che creare dei fascicoli che esibirli dal computer, smartphone e tablet. Allora, facciamo un piccolissimo cappello sul passaggio al digitale. Nell'articolo 2215 bis del Codice Civile è sancita l'equivalenza tra le scritture conservate su supporto analogico, su carta, e le scritture digitali, nonché l'efficacia probatoria dei libri in tenuta digitale. Questo significa che da quel momento il servizio in digitale è parificato al servizio in analogico, quindi non ci sono differenze dal punto di vista legale. L'unica differenza fondamentale è che gli obblighi di vidimazione non sono assolti appunto tramite la vidimazione, ma tramite l'apposizione di firma digitale innanzitutto e di una marca temporale. Quindi anche qui vediamo che la sinergia emerge. Le caratteristiche del servizio. Il servizio è online, appunto utilizza la marcatura temporale al posto della vidimazione. È un servizio che ha un suo costo, e poi dopo lo vediamo. È possibile pagare tramite PagoPA o tramite iConto. Serve all'archiviazione, tenuta e conservazione dei libri digitali. Si accede appunto online tramite SPID o CNS. Anche qui c'è la classica interfaccia intuitiva Infocamere e c'è la possibilità di delegare il servizio dal titolare dell'impresa a una seconda persona. I documenti ovviamente rimangono a disposizione. Un libro digitale concretamente è un documento informatico, magari composto con Word o anche per esempio scannerizzato da un documento fisico, poi esportato in formato PDF, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal delegato, poi marcato dal sistema e conservato a norma su servizio di libri digitali. Per la Camera di Commercio di Bologna il servizio ha un costo di 50 euro, IVA esclusa, ogni anno, è un canone annuo. Quali sono quindi i vantaggi del servizio di libri digitali? Convenienza economica, perché chiaramente per un'impresa magari che ha diciamo una mole tante di documenti da dover tenere su carta, per esempio,
c'è un risparmio importante, banalmente, della spesa per i quaderni, i libri, l'inchiostro, banalmente, ma anche solo il mobilio che serve a mantenere il libro in forma fisica, laddove invece il libro digitale chiaramente è tutto quanto online, è tutto quanto digitalizzato. L'iter è semplificato, l'interfaccia è molto intuitiva, sia dal punto di vista meramente web, diciamo, un'interfaccia intuitiva, sia dal punto di vista della paragone che poi si viene a fare rispetto alla versione analogica, alla versione su carta, perché banalmente se noi dobbiamo cercare un documento, andiamo qui a fare una sorta di control F, clicchiamo e cerchiamo il nostro documento, rispetto invece ad avere, diciamo, gli archivi da un lato e dover fare una ricerca manuale che sicuramente impiega più tempo. Si risparmiano gli spazi di archiviazione, quindi è possibile usare quegli spazi che usavamo per i libri d'impresa per tutti altri motivi. È possibile controllare online l'impresa, quindi questo che banalmente abbiamo su cloud, sul web, la possibilità di andare a fare un controllo sui nostri libri d'impresa da ogni tipo di postazione. Anche questo è un vantaggio. Si risparmia moltissimo tempo per ciò che concerne vidimazioni e bollature, perché non è necessario recarsi fisicamente in camera di commercio, ma è semplicemente necessario usare il sistema di marcature temporanee come gli altri, è un sistema garantito dalle camere di commercio. Anche qui il servizio è accessibile tramite SPID e permette una gestione quindi snella e immediata dell'impresa davanti alla pubblica amministrazione. Come si accede al servizio Libri Digitali? Allora, essendo un servizio a pagamento, un servizio un pochino più complesso, l'accesso ha qualche passaggio in più, però adesso lo vediamo nel dettaglio. Innanzitutto si entra nel portale sempre con lo SPID, con la CNS. Si seleziona l'impresa da registrare, si effettua la registrazione e il sistema genera un contratto che va firmato offline o online e poi va fatto un re-upload di questo contatto. Si riaccede tramite CNS, si effettua il primo pagamento di canone e da quel momento il servizio è attivo. Adesso l'ho detto estremamente veloce questa cosa, quindi andiamo a vederla un pochino nel dettaglio, passo dopo passo. Allora, una volta che abbiamo eseguito l'accesso sul portale dei libri digitali, che si presenta più o meno in questo modo, quasi totalmente vuoto quando non abbiamo un'impresa a carico, l'utente editamento dell'impresa sul menu gestione impresa e andando a cliccare su registra impresa. Dopo essere andati, diciamo, su questo link, si procede all'accreditamento tramite appunto il legale rappresentante o il delegato. Per procedere all'accreditamento basta fare il filtro di ricerca, basta usare il filtro di ricerca tramite codice fiscale o partita IVA dell'impresa e andarsi a trovare poi la società. Si genera un contratto in PDF direttamente sul portale, si vede l'anteprima qui per esempio, si verificano le informazioni riepilogative prima chiaramente per non sbagliare, il sistema genera il contratto nel formato PDF / A perché non sia modificabile. È importante che il contratto sia lo stesso sia quando viene scaricato sia quando viene reuploadato, chiaramente per garantire l'identità l'integrità della scrittura. Può essere firmato offline questo contratto di inizio collaborazione e scaricandolo, firmandolo digitalmente sul proprio dispositivo in formato CADES e successivamente inviandolo durante l'attivazione del servizio. Allora, adesso ho detto la parola CADES senza aver mai citato i formati di firma, perché appunto prima abbiamo fatto solo una piccola introduzione al servizio. Se avete interesse ad approfondire che cosa significa CADES, che cosa significa PADES, il link che vi ho lasciato prima per la firma digitale vi permette comunque di arricchirvi. In questa fase non bisogna aprire il PDF per evitare di modificare il contenuto del contratto e renderlo in questo modo nullo sostanzialmente. Quindi si scarica il documento, si appone la firma digitale e si ricarica il documento sul portale. È possibile anche effettuare una firma online, quindi si installa un programma scaricabile dal sito dopo aver cliccato «Sì, voglio firmare online».
Una volta preso questo programma, questo add-on, diciamo, dal sito del servizio è possibile firmare il contratto direttamente online con la CNS, come se stessimo accedendo banalmente a un sito della pubblica amministrazione. Dopo aver generato e firmato le condizioni contrattuali, noi a questo punto abbiamo la possibilità di usare libri digitali. Attiviamo la nostra impresa tramite il pulsante Attiva impresa che sta in questo menu a tendina. Dopo gestione impresa, abbiamo il contratto sotto mano, lo inviamo, sempre in formato CADE su un P7M, quindi inviamo il contratto e siamo pronti a usare il servizio. Come si crea un documento digitale? Abbiamo detto brevemente prima, si compila un documento di impresa tramite Word, tramite un qualsiasi editor di testo, chiaramente se non usate Office, si esporta in PDF barra A, sempre per garantire l'integrità, si appone la firma digitale del legale rappresentante o del delegato, si carica il documento firmato sul portale Libri Digitali e poi a quel punto abbiamo i nostri fascicoli sul portale, che vediamo anche un pochino più avanti, che sono organizzati come più ci è comodo, ovviamente, e possiamo consultarli innanzitutto, possiamo consultare i nostri libri su necessità e esibire i documenti qualora fosse necessario. Qui abbiamo una guida un pochino più estensiva a questa dematerializzazione dei libri. La facciamo di nuovo un piccolo recap perché è comunque un'operazione un pochino più complessa delle altre. Redazione del documento, trasformazione in PDF A per garantire l'integrità e l'immodificabilità, la firma digitale. Poi il documento è sulla piattaforma. A questo punto possiamo gestire il libro, controllare il formato, controllare la presenza della firma e man mano che bisogna assolvere all'obbligo, apporre le marcature temporali tramite il portale. La conservazione garantisce l'integrità e la leggibilità ed è garantita entro 3 mesi in generale dalla dichiarazione dei debiti ed erediti. La funzione di ricerca e esibizione è ciò che vi ho detto prima, ha sia un'efficacia probatoria che un'efficacia dal punto di vista dell'utente che vuole avere sotto mano rapidamente i propri documenti. Una volta che abbiamo attivato il servizio, possiamo aprire il nostro fascicolo anno che riguarda l'anno solare di riferimento. A quel punto noi inseriamo i nostri libri nella struttura che più ci è comoda all'interno del fascicolo anno. Ogni fascicolo anno al suo interno ha un fascicolo libri. Per esempio, ecco qui un fascicolo libri di un libro contabile. Qui vedete che c'è il menu ad albero. La radice principale di questo menu ad albero, che qui non è visibile, è il fascicolo anno, per esempio, del 2021. Sotto menu libro contabile, all'interno del fascicolo libro contabile sono presenti i trimestri dei libri degli inventari. Questo è banalmente un esempio di struttura ad albero, per come può essere costruita. Questa è la splash del sito di Libri Digitali. Si può accedere qui tramite questo pulsante e ci rimanda di nuovo a un accesso tramite SPID o tramite CNS. È presente la possibilità di pagare online. Ci sono le FAQ, che sono ciò a cui vi rimando poi per un approfondimento, sono fatte molto molto bene. E un'altra cosa che è fatta estremamente bene nei libri digitali è un video di promozione che è presente qui, poi ho messo il link anche più avanti nella presentazione, che in 2 minuti, senza starsi, diciamo, come dire, a sperticare sul come ho fatto io poco fa, permette di capire un attimo qual è il punto del servizio. Il sito è libridigitali.cancom.it. E questo è il link a cui mi riferivo prima, che vi porta al video di YouTube che vi permette di avere un'idea chiara e concisa del servizio. Allora, vedo che ci sono delle domande. Sì, Alessandro, dimmi se preferisci leggerle Le tu o sì. vedo, le vedo. Allora, in Ok. riferimento al servizio di fatturazione, il sito permette solo la visualizzazione. Allora, mi spiego meglio, dice lo spettatore. Ho un servizio legato alla fatturazione attiva con uno SDI, ma voglio verificare la presenza di un documento non ricevuto. Attraverso il sito di fatturazione elettronica, immagino quello di Infocamere, la posso visualizzare e scaricare come da cassetto fiscale?
Allora, io credo che la risposta sia sì, ma non voglio dire nulla che non so al 100%, quindi mi rifaccio ad Angela, come promesso. Sì, provo a rispondere io, sperando di aver capito correttamente la domanda. Quindi, di fatto, stiamo parlando della fatturazione passiva. Allora, tramite il portale è possibile, come ha detto Alessandro, generare e spedire delle fatture attraverso lo SDI, il sistema di interscambio. Lo SDI, chiaramente, nel momento in cui io invio delle fatture, fa dei controlli formali sulla correttezza. Nel caso non superasse questi controlli, se all'interno del portale ho indicato un mio indirizzo email, mi vengono notificati non solo all'interno del portale, ma anche tramite email. Se tramite la funzione fatture corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate, io vado a censire anche il mio indirizzo PEC oppure il mio codice destinatario, che noi suggeriamo di censire proprio direttamente il codice destinatario. Il codice destinatario si trova poi all'interno sempre del portale di fatturazione elettronica. Quindi, censendo questo codice all'interno del portale dell'Agenzia delle Entrate, le fatture passive mi verranno inviate direttamente all'interno del portale della fatturazione elettronica, non più tramite lo SDI. Mi lascia, ecco, solo un attimo un po' perplessa il fatto che si parli di un documento non ricevuto. Chiaramente, se anche qui il mio fornitore o la persona che mi ha inviato la fattura ha commesso degli errori formali, ritengo che questa fattura possa essere stata bloccata dal suo sistema di fatturazione e quindi non sia nemmeno arrivata allo SDI. Quello che, diciamo, a livello di fatturazione passiva mi viene scaricato nel portale della fatturazione elettronica sono quelle fatture che appunto hanno comunque superato i controlli formali e che io devo ricevere. Spero di essere stata sufficientemente chiara e di aver risposto. Eventualmente, sono qui se mi vuole indicare ulteriori dettagli. Aspettiamo giusto questi secondi. Ok, grazie. Bene. Allora, se ci sono domande su libri digitali, anche qui lasciamo qualche secondo, mi faccio un'altra bevuta del mio bicchiere d'acqua mentre attendiamo i partecipanti, altrimenti proseguo. Va bene, direi che possiamo andare avanti e passiamo al servizio più semplice, forse il più importante però da altri punti di vista di quello che stiamo promuovendo oggi, il cassetto digitale dell'imprenditore, impresa.italia.it. Allora, il servizio offerto. Rispetto a libri digitali e fatturazione elettronica, il cassetto digitale dell'imprenditore non ha un valore strumentale, ossia non è necessario a gestire determinati documenti di impresa in attivo, ma è uno strumento consultivo, sostanzialmente, che viene offerto gratuitamente dalle camere di commercio. Questo che significa? Significa che tramite il cassetto abbiamo sotto controllo in un unico luogo online tutti quanti i documenti di impresa e abbiamo la possibilità di vederli e scaricarli sia da computer che da mobile. Quindi possiamo vedere i bilanci della nostra impresa, se siamo una società per azioni, le visure, innanzitutto, atti, certificati, documenti, tutto quanto gratuitamente. Quindi molto, molto banalmente, se noi siamo in giro o se noi siamo da casa e abbiamo bisogno di una visura rapidamente, noi possiamo accedere al servizio, scaricarla gratuitamente e avercela così sotto mano, senza dover passare dal registro imprese e usare Telemaco. Chiaramente, oltre a questi documenti, noi possiamo controllare anche lo stato del diritto annuale, per esempio, in camera. E vedere se abbiamo attivato precedentemente il servizio di infocamere tutte le fatture elettroniche che riguardano la nostra impresa. Quindi, se il servizio di fatturazione elettronica è molto utile, per esempio, per
per creare una nuova fattura, per gestire le proprie fatture, se noi vogliamo avere un'idea veloce, rapida e concreta di qual è lo stato dell'arte delle fatture della nostra impresa, possiamo passare tranquillamente dal cassetto digitale. Allora, come ho detto, appunto, opera in sinergia, si può accedere tramite lo SPID o con la CNS anche qui, e oltre ad avere appunto il sistema di fatturazione elettronica e tutti i documenti d'impresa, ha un intero menu che andiamo a vedere più avanti di innovazione, che è forse uno dei motivi per cui l'ho messo alla fine tra questi servizi, perché è anche uno di quelli che guarda un attimo a un futuro di digitalizzazione ancora più ampio dell'impresa. Quindi ci sono riferimenti alle startup innovative, ma soprattutto ai punti impresa digitale e all'Atlante I 4.0 che vediamo più avanti. Il cassetto digitale dell'imprenditore, come gli altri servizi, è un servizio in continua evoluzione, quindi ci sono varie funzionalità che durante il ciclo di vita vengono aggiunte. Quali sono i vantaggi? Allora, il servizio è totalmente gratuito, come gli altri, a parte libri digitali con il canone annuo, e permette di avere sempre un controllo dei propri documenti in qualsiasi, diciamo, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. L'interfaccia è semplicissima, è di gran lunga il servizio con l'interfaccia più semplice di quelli che abbiamo presentato. C'è la possibilità di download dei documenti d'impresa, quindi se abbiamo bisogno, la visura è l'esempio che si fa sempre, se abbiamo bisogno di una visura, di una visura storica, per dire, della nostra impresa, possiamo scaricarla direttamente da casa o anche da casa di un amico sul cellulare. E c'è la possibilità di controllare online l'impresa e quindi c'è anche, diciamo, un anelito all'indipendenza dell'imprenditore, banalmente alla possibilità di avere sotto controllo i propri documenti senza dover delegare automaticamente tutto quanto a banalmente a una segreteria, a un commercialista o comunque a un consulente. Chiaramente non che sia un male, però per l'imprenditore agile è opportuno comunque avere anche questa possibilità. È il primissimo approccio alla transizione digitale, andando a dare poi lo spunto per l'Atlante I 4.0 che vediamo più avanti, e ad opera anche questo, come sempre, in sinergia con gli altri servizi. Anche qui le parole chiave sono gestione snella e immediata dell'impresa davanti alle pubbliche amministrazioni, ma davanti anche ai privati. Come si accede al cassetto digitale dell'imprenditore? Allora, il sito è questo, come vedete è molto, molto pulito, molto intuitivo, si chiama impresa.italia.it e oltre ad avere una sua versione demo, da cui ho preso poi gli screenshot che vi faccio vedere adesso, vediamo subito un video di presentazione brevissimo qui sulla destra, e sulla sinistra è l'accesso, quindi noi possiamo entrare con lo speed che abbiamo fatto, magari con InfoCertID, oppure con la CNS che abbiamo recuperato alla camera. Accediamo e selezioniamo la nostra impresa, magari abbiamo una carica in più imprese, 4, 5, 3, non lo so, scegliamo la nostra, quella che vogliamo controllare, ma non siamo vincolati poi all'uso del cassetto solo su quella. Una volta in cui entriamo possiamo cambiare l'impresa da controllare quando vogliamo, quindi ogni singolo rappresentante di impresa con un solo cassetto ha l'accesso a tutte quante le sue imprese. Qui per comodità siamo andati a vedere la mia impresa SRL, una SRL immaginaria dell'area demo. Questo è quello che ci si fa davanti appena entriamo all'interno del cassetto digitale dell'imprenditore. Innanzitutto sulla sinistra è il solito menu e in primo luogo vediamo i prospetti ufficiali, gli atti, i bilanci, le dichiarazioni, che sono, diciamo, i collegamenti veloci. Noi possiamo andare a vedere tranquillamente, per esempio, una visura in lingua inglese, per dire lo statuto, gli atti, abbiamo tutto quanto ciò che è della nostra impresa automaticamente in cloud all'interno del cassetto. Clicchiamo magari visura dei soci, la vediamo online e possiamo anche scaricarla. Questo sempre automaticamente, gratuitamente, sempre sia da computer che da smartphone. Proseguendo, se abbiamo imprese al di là della regione Emilia Romagna, abbiamo un fascicolo delle certificazioni del SUAP, non mi dilungo perché immagino che siete per lo più imprese sulla regione Emilia Romagna, in cui il SUAP si muove indipendentemente.
Sul registro imprese vediamo le pratiche delle camere di commercio. Quindi se noi abbiamo una pratica di modifica, un'iscrizione, qualsiasi cosa, un bilancio fatto in camera di commercio, vediamo lo storico di tutte le pratiche che abbiamo fatto, lo stato di ogni singola carica, qui c'è una pratica, qui c'è una pratica sospesa con modifica, possiamo scaricarci anche la ricevuta di protocollo, la ricevuta di comunica e in generale filtrare le pratiche in base agli anni, in base allo stato. C'è appunto anche questo che ho scotto sulle fatture, le mie fatture, quindi andiamo a vedere tutte le fatture che abbiamo fatto, che abbiamo ricevuto, in generale la nostra gestione del sistema di fatturazione elettronica. Vi ricordo solamente se è attivo il servizio di infocamere di fatturazione elettronica che abbiamo visto prima. C'è un piccolo cruscotto sul diritto annuale, quindi abbiamo il riepilogo dei pagamenti effettuati, se mancano dei pagamenti c'è il link per andare poi direttamente al pagamento. In generale il legale rappresentante può considerare anche qual è lo stato del diritto annuale presso la sua camera. E poi in fondo andiamo a vedere il menu innovazione, che questa volta non è uno strumento consultivo dell'impresa, cioè non riguarda i propri documenti, ma è una spinta, diciamo un incentivo a sviluppare la digitalizzazione della propria impresa. Il primissimissimo strumento è una maschera di ricerca delle start-up e piccole e medie imprese che vogliono essere all'interno del circuito innovativo italiano delle camere. Quindi che facciamo? Per esempio, io ho messo una tecnologia qui, Big Data, per filtrarle. Mi cerco quali startup e quali imprese sono attive all'interno di questa tipologia di tecnologia e vado a controllare se sono disponibili magari a una collaborazione, se ci sono delle possibilità che diventano dei miei fornitori, degli scambi e così via. Ho un cruscotto completo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative delle iscritte alle camere di commercio. C'è una sezione relativa al punto impresa digitale in cui c'è una piccola presentazione del sistema dei PID delle camere di commercio. C'è un link al Selfie 4.0, che è un questionario che si fa online per conoscere il livello di maturità digitale della propria impresa, quindi per vedere un attimo come siamo collocati all'interno dello storico di Industria 4.0. C'è la possibilità di vedere anche lo Zoom, che è un questionario, che non è un questionario, ma è un assessment fatto con un esperto di maturità digitale. Ci sono riferimenti al bando che ogni anno esce in camera, Voucher 4.0, per l'acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie, e in generale c'è appunto un prospetto sulle attività del PID e un link al PID della Camera di Commercio di riferimento. In fondo c'è Atlantei 4.0, che è un portale che organizza, diciamo, geograficamente, proprio con una mappa anche fisica no, con una mappa effettiva, e tutte le strutture che si adoperano per il trasferimento tecnologico di un'impresa, a partire dal punto impresa digitale, che è, diciamo, il primissimo scalino dopo questi servizi che abbiamo visto per affacciarsi nel mondo della digitalizzazione e della transizione digitale, fino poi ai competence center, che magari fanno servizi di consulenza più complessi per le imprese che sono già in uno sviluppo avanzato della propria digitalizzazione. Quindi qui è il luogo dove vedere se, per esempio, vogliamo sviluppare un ERP, l'e-commerce magari della nostra impresa e così via. Andiamo a vedere su Atlantei 4.0, ci cerchiamo il PID della nostra camera di commercio e cominciamo il nostro percorso di consulenza, diciamo, sulla digitalizzazione. Impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore, è lo strumento che abbiamo visto. L'ho messo alla fine appunto sia perché è è anche un attimo un secondo step se vogliamo sfruttare il menu di innovazione, ma anche perché contiene al suo interno poi tutte quelle cose che abbiamo visto precedentemente, sia dal punto di vista banalmente della fatturazione elettronica, dell'accesso tramite SPID, ma perché è quasi un riassunto, no, della nostra impresa online. E ho finito anche su questo argomento, Laura. Vediamo se ci sono domande. No,
Non ci sono domande? Non mi sembra. No. Allora mi eco alla conclusione di tutto quanto il webinar. E per informazioni e assistenza basta contattarci, contattare il PID della Camera di Commercio di Bologna all'indirizzo che leggete qui, pid@bo.camcom.it. A questo punto direi che passo la parola a Giuseppe, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. Allora, io spero che questa carrellata vi sia stata utile, insomma, anche per una maggiore conoscenza o primo approccio con alcuni servizi digitali del sistema camerale, che spesso non sono conosciuti adeguatamente. In termini molto più generali, quello che emerge è che la digitalizzazione consente di trasformare le informazioni in dati e questi a loro volta sono elaborabili, sono trasferibili, sono anche incrociabili con altri dati e questo consente praticamente di divenire una risorsa fondamentale per le imprese, perché appunto più sono i dati a disposizione di cui disponiamo, più un imprenditore appunto potrà fondare su degli elementi oggettivi le proprie scelte di impresa e non soltanto sull'intuito e sull'esperienza. Ormai tutto sfruttare i dati è un elemento, un fattore critico di successo, quindi un elemento fondamentale, che concorre alla competitività anche dell'impresa sul mercato di riferimento. Nel loro piccolo, praticamente, quindi speriamo che anche questi servizi digitali propedeutici possano essere praticamente strumenti utili per la vostra attività. Nel congedarmi nel darvi appuntamento vi do appuntamento ad altri seminari nella slide che vedete a video il 22 aprile alle 16 ci sarà un evento collegato praticamente sul tema del marketing, il contagio del pensiero, il marketing della gentilezza. Il 27 aprile alle 10:30 poi focus sull'attività di vendita e distribuzione e poi il 20 maggio un altro appuntamento alle 16 sul marketing in disruptive time, quindi le strategie di marketing per affrontare contesti dinamici incerti, che fanno parte di un ciclo di eventi volto proprio ad affrontare i mercati in un contesto praticamente di estrema volatilità, di estremo dinamismo e dove appunto c'è un'estrema incertezza. Siamo effettivamente nella cosiddetta società liquida del filosofo Bauman, dove dobbiamo avere una capacità reattiva che consenta praticamente di riadattare, riposizionare l'impresa rispetto praticamente a tutto quello che la circonda. E con questi eventi in programma, che spero saranno di vostro interesse, sarà l'occasione anche per raccogliere spunti rilevanti per orientare le proprie scelte, riposizionare la propria impresa. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Arrivederci a tutti.